Buongiorno a tutti, una vittoria molto importante quella del Fossano, sia per Juniores sia per l'intero gruppo del Fossano. Sì, è un percorso che sta continuando ad andare avanti come volevamo, è un progetto che sta, è 3 anni che ci stiamo lavorando sopra. Fortunatamente il settore giovanile per noi è una cosa importante, perché se si vogliono fare i giocatori bisogna partire dal basso, e questo è l'esempio che, lavorando sul campo, grazie al contributo di Panero, Viassi, Petruzzelli, questi ragazzi hanno raggiunto un obiettivo che per noi è importante, perché sono tutti ragazzi tesserati del Fossano, e questo è il nostro fiore all'occhiello. Una semifinale visti davvero grandi protagonisti, un 4-0 e 4-1, e poi la finale con 3-0. Un torneo davvero ha visto molto il Fossano favorito. Sì, è stata una partita complicata, perché fino al primo tempo 0-0, loro si sono coperti molto bene, c'era il rischio di prendere un gol in contropiede e rovinare la partita, ma sono dei ragazzi che fortunatamente sono allenati quasi tutta la stagione con la prima squadra e hanno acquisito quell'esperienza e quella concretezza che poi alla fine hanno portato al risultato, che è stato rotondo, 3-0 effettivamente. Esatto, una vittoria molto importante per la Juniores. Adesso ci sarà poi la finale di Supercoppa di Eccellenza. Come vede questa gara? Ma è una gara sicuramente difficile, perché il Verbania è una squadra che ha vinto il campionato con alcune giornate di anticipo ed è un'ottima squadra. Noi andremo a giocarci la nostra fetta di partita, coscienti che abbiamo un'ottima squadra, ma dall'altra parte coscienti anche che abbiamo un avversario importante, e speriamo di fare bene. L'importante è questo. Grazie mille, grazie, molto gentile. Buona serata.